Sono in un bunker della Seconda Guerra Mondiale. Facciamo un attimo un passo indietro. Cercando in rete informazioni su posti dove fare campeggio libero in Danimarca, mi sono imbattuto in questo Vestkysten, il cammino della costa occidentale, o West Coast Trail. Si tratta di un cammino costiero di circa 80 km che attraversa tutto il parco nazionale T, scritto THY, nel nord-ovest dello Jutland. Sono rimasto subito affascinato da questo paesaggio, fatto di pini mughi, dune ricoperte di fiori e lunghissime spiagge deserte. Un paesaggio molto diverso da quello a cui sono abituato. Ho cominciato a documentarmi, a studiare il percorso e più cose leggevo, più cresceva in me il desiderio di partire, il sogno di esplorare questa terra nuova e sconosciuta. Quest'estate ci sono riuscito, ho realizzato questo piccolo sogno ed oggi voglio raccontarvi com'è andata. Il viaggio da Copenaghen fino alla cittadina di Agger, il mio punto di partenza, è durato diverse ore. Ho dovuto prendere un treno, un pullman che sostituiva un altro treno e infine un autobus di cui ero l'unico occupante. Sono finalmente arrivato a Agger. È emozionante essere qua dopo aver visto le immagini di questo posto su internet e averlo sognato per diversi mesi. Oltre queste dune dovrebbe esserci la spiaggia. Sento il rumore del mare e anche l'odore adesso. Ragazzi, sono salito su un enorme frangiflutti. Questo è proprio la classica situazione in cui è il caso di dire che le riprese non rendono giustizia al posto. Ci vorrebbe un drone. Si sente fortissimo l'odore del mare. 60 km a nord di qui, in quella direzione, c'è la mia destinazione. Adesso trovo il sentiero e mi metto in marcia. Il West Coast Trail segue in larga parte il tracciato di una vecchia strada di soccorso che veniva utilizzata nell'Ottocento
per spostarsi lungo la costa e prestare aiuto alle navi in difficoltà. Non a caso è contrassegnato con questo bellissimo logo che rappresenta una scialuppa di salvataggio. Per motivi logistici e di tempo, ma anche di gambe, ho deciso di non percorrere il trail per intero, ma di percorrerne solamente due terzi, quindi dalla cittadina di Agger a quella di Enstholm. 60 km per 4 giorni di cammino che poi alla fine vedremo sono diventati 3. Sono uscito da Agger e non c'è anima viva. Tutto il sentiero per me. Fantastico. Il sentiero ha curvato un po' verso est e si è allontanato dalla spiaggia. Al momento sto costeggiando questa foresta di pini mughi decisamente provati dal vento. Al momento tiro una leggera brezza, ma qui mi sa che l'inverno ci dà dentro. Ma in fondo si intravede il faro di Lodbjerg, la mia prima destinazione. Il primo giorno ho deciso di non esagerare e di percorrere solamente 7 km, sia per far scaldare le gambe, sia perché sono arrivato che erano già le 3 del pomeriggio passate e non c'era tempo per una tratta più lunga. Ho raggiunto il faro di Lodbjerg con l'intenzione di passare la notte lì, in un'area camping nelle vicinanze, dotata anche di shelter in legno. Dopo aver fatto merenda con delle more raccolte da uno dei tantissimi cespugli che crescono intorno al faro, mi sono incamminato lungo un sentiero che, passando tra le dune, conduce alla spiaggia poco lontana. Qui ho avuto un primo assaggio della devastante bellezza del parco nazionale, un panorama incredibile. Sono finito su una specie di scogliera d'argilla, credo, alta una decina di metri. Sotto c'è una spiaggia completamente deserta che è sconfinata sia da una parte che dall'altra. È sconfinata, si vede solo spiaggia, perdita d'occhio e non c'è nessuno. Mamma mia! Sono seriamente emozionato, è una delle cose più spettacolari che abbia mai visto in vita mia. Non riesco a fare le riprese perché c'è troppa luce. Mamma mia ragazzi, che emozione. Adesso mi siedo qua e mi metto a guardare il mare. Sono rimasto lì un'oretta buona a godermi lo spettacolo, ci avrei anche dormito, ma purtroppo non era consentito accamparsi in quel punto, quindi ho fatto ritorno al faro. La gran parte dei turisti del pomeriggio se n'erano andati, ma in compenso entrambi gli shelter erano occupati. Mi sono messo alla ricerca di un posto adatto per allestire il mio piccolo campo e ho trovato un punto pianeggiante e discretamente riparato dal vento in un boschetto di pini lì vicino. Ho montato la tenda, ho tirato fuori l'occorrente per la notte e preparato una cena veloce. Quando si è fatto buio, il faro è entrato in funzione e ha montato la guardia per tutta la notte. Il mattino seguente mi sono svegliato di buon'ora perché mi aspettava una tappa abbastanza lunga, circa 25 km, in cui sarei passato per il villaggio di Lingby con la sua casa del soccorso, per l'approdo di Stenbjerg e infine, questo è difficile, per la cittadina di vabbè, non ci provo nemmeno a pronunciarla correttamente, diciamo Vorupor. Mentre la tenda si asciugava un po' e il sacco a pelo prendeva aria, ho fatto colazione e poi sono ripartito. Stamattina la situazione è la seguente: laggiù in fondo, qui c'è il faro,
me lo sono lasciato alle spalle e mi trovo nel bel mezzo di una landa deserta fatta di dune sabbiose. Il nulla intorno a me per chilometri e chilometri fino a dove arriva il mio sguardo, e il sentiero ovviamente è fatto di sabbia. Il tratto dal faro a Lyngby rimarrà uno dei miei preferiti del percorso in assoluto. Una piana leggermente ondulata da queste dune sabbiose battute dal vento e ricoperte da arbusti duri a morire e da una fioritura spettacolare di erica. Mi sono goduto ogni passo di questa camminata, anche perché essendo mattina presto non ho incontrato nessuno e mi sembrava veramente di essere nel posto più remoto della terra. Poco prima di Lyngby sono iniziati a spuntare dei cottage, probabilmente le dimore estive di gente molto fortunata. Immaginate di passare l'estate in un posto così, cioè ditemi dove devo firmare. Sto entrando a Lyngby, adesso vado a vedere la rescue house. In passato la costa occidentale dello Jutland era estremamente pericolosa per la navigazione a causa delle forti correnti, dei banchi di sabbia e delle improvvise e violente tempeste. Per questo a metà 800 venne creata una rete di stazioni di soccorso che copriva tutta la costa e ciascuna di queste stazioni aveva la propria squadra di soccorso. La squadra era composta da 12 pescatori locali esperti che avevano il compito di manovrare la scialuppa di salvataggio e da un supervisore che doveva assicurarsi che tutta l'attrezzatura fosse in ordine e che possibilmente nessuno si facesse male, cosa abbastanza difficile perché era un lavoro pericolosissimo. Se una nave lanciava l'allarme, questi in piena tempesta trainavano la scialuppa in acqua con i cavalli e partivano. E c'era la concreta possibilità che qualcuno non tornasse. La Lyngby Rescue House è appunto una di queste stazioni di soccorso, istituita nel 1882, che oggi è di proprietà della Danish Nature Agency, che l'ha adibita a ricovero per gli escursionisti che percorrono il trail. C'è la possibilità di dormire, di cucinare e anche di fare una doccia in stile carcere duro. Qui c'è un agghiacciante estratto della mia esperienza. Cavolate a parte, sono rimasto veramente molto colpito dalla storia dei soccorritori di Lyngby, una squadra di uomini coraggiosi e anche molto ben organizzati. Pensate che avevano addirittura un cannone per sparare le cime verso le navi in difficoltà, per poi trarre in salvo gli uomini dell'equipaggio uno per uno sopra una specie di sedile scorrevole. In seguito, nel 1920, grazie all'intervento della principessa Margherita, riuscirono ad ottenere anche una scialuppa di salvataggio, che a Lyngby mancava, avevano solo il cannone. Scialuppa che rimase attiva per 26 anni e contribuì a salvare la vita di circa 100 persone. Il villaggio di Lyngby è uno dei posti più belli che abbia visitato durante questa avventura. Un piccolo villaggio di casette immerse tra le dune, fatto di gente riservata, che comunque non si è fatta problemi a scambiare qualche parola con me e a darmi indicazioni sul percorso da seguire, sforzandosi anche di parlare un po' in inglese. Da Lyngby a Stenbjerg il paesaggio è rimasto pressoché immutato. Dune, brughiera e boschetti di conifere martoriati dal vento. Quello laggiù in fondo dovrebbe essere Stenbjerg. Quest'ultimo tratto è stupendo. Guardate che fioritura. Sto per arrivare a quello che sulle guide viene chiamato Stenbjerg Landing Site, ossia il punto dove anticamente i pescatori mettevano in acqua le barche. Non c'è un'anima viva. Zero. Strade asfaltate e deserte. A Stenbjerg la pesca commerciale è stata praticata fino agli anni 70. I pescherecci venivano trascinati dentro e fuori dall'acqua per mezzo di un argano. Oggi i vecchi capanni dei pescatori ospitano un infopoint del parco e delle piccole mostre sulla storia locale. Anche qui c'è una rimessa per le scialuppe di salvataggio, come a Lyngby, rimasta attiva fino agli anni 60.
il mare piace un sacco, finisco per non andarci mai perché è sempre pieno di gente. Questo posto invece è semideserto. Non mi capacito come in un posto così bello ci sia così poca gente. È un sogno. Adesso costruisco un omino di pietre e poi gli faccio una foto che molto probabilmente vedrete su Instagram. Mi sa che ci vorrà un po', Dopo essermi riposato un po' ed essermi divertito a giocare con i ciottoli della spiaggia di Stenberg, sono ripartito alla volta di quella cittadina lì, quella di prima, difficile, che per semplicità chiameremo Vorupor. Comunque si scrive così. Sono sulla spiaggia di Vorupor e mi sto riparando all'ombra di uno di questi enormi pescherecci. Mancano 3 km agli shelter, alla piazzola con gli shelter dove dovrò passare la notte, e sto pregando che gli shelter siano liberi, perché se sono occupati mi tocca piantare la tenda. E sinceramente stasera me la risparmierei anche, perché sono abbastanza stanco. Ho raggiunto il mio limite giornaliero, credo di aver fatto 23-24 km. Tra l'altro ho messo tuoni. Mamma mia, come ne andava? Si mette male, ragazzi miei. Tuona di brutto laggiù in fondo, io già mi sono preparato al peggio. Ho infilato nella sacca stagna tutto quello che si potrebbe bagnare e ho la giacca impermeabile pronta. Ora vediamo che succede. E ho tirato fuori la GoPro. Speriamo che mi fa arrivare lo shelter. Porca miseriaccia. E speriamo che non ci trovo gente. Ecco la foresta. Sono quasi arrivato. Ancora non ho preso l'acqua. Indovinate un po'. Gli shelter erano occupati, quindi nonostante fossi stanco morto ho proseguito alla ricerca di un posticino appartato. Torniamo alla camera principale. Ecco, bene, mi sono nuovamente ritrovato in mezzo alle dune e seguendo il rumore del mare ho imboccato questo sentiero che state vedendo ora. Ve la lascio tutta sta ripresa, raga, guardate dove sono finito. Su una spiaggia deserta. Nessuno a destra. E nessuno a sinistra. Ora, faceva abbastanza caldo, il mare era calmo e incredibilmente non tirava vento. Questo ha fatto nascere in me un'idea malsana. È una cosa che ho visto fare ai danesi decine di volte, ma che non avevo mai avuto il coraggio di fare anch'io. Fino ad ora.
Era fredda l'acqua, quella stramaledetta acqua era ghiacciata, però ne è valsa la pena. Ragazzi, sono le 9, sono finalmente riuscito a montare il campo. Adesso vi faccio vedere. Tenda. Spiaggia. Tenda. Spiaggia. Tenda. Spiaggia. Vabbè, la smetto. Si tratta senza dubbio di uno dei posti più spettacolari dove abbia mai montato una tenda. Ed è incredibile che sia finito qui solamente perché gli shelter erano occupati. Ero pronto a fermarmi, ero stanco morto. E invece sono finito qua ed è assurdo. Tante volte dagli imprevisti nascono le opportunità più belle. Qui siamo in una free tenting area, quindi un'area dove si può montare la tenda dove si vuole, non necessariamente nelle piazzole dove ci sono anche gli shelter. Sulla spiaggia però è vietato dormire. Io mi sono piazzato, diciamo, proprio al limite. Speriamo che qui vada ancora bene perché sono abbastanza distante. Comunque quel bagno mi ha rimesso al mondo. A livello fisico la sento la giornata sulle gambe, ma a livello di energia mentale sto una bomba. Sto a top. Mi sento una sciocca dei capelli e mi svolazza di essere rimasta fuori dall'elastico. Vabbè, cioè i capelli tutti annodati, uno schifo. Mentre prima di andare a dormire esaminavo i miei appunti di viaggio scritti su un foglio di carta, mi è venuta un'altra idea malsana da mettere in pratica il giorno dopo. Buongiorno. Stanotte ha tirato un bel venticello. Fortunatamente non tanto da non farmi dormire. È anche piovuto, ho fatto due goccette d'acqua, le ho sentite. Vediamo cosa trovo. Mo' che apro la tenda. Wow! Pace ragazzi, bellissimo. Galvanizzato evidentemente dall'esperienza forte del giorno prima, ho deciso di percorrere i 12 km che separavano il punto in cui ho dormito dalla cittadina di Klitmöller, camminando non sul sentiero ma sulla spiaggia, mossa abbastanza azzardata perché camminare sulla sabbia è difficoltoso. Ho voluto provarci perché mi piaceva l'idea di fare questa lunga passeggiata da solo sulla spiaggia, accompagnato dal rumore delle onde, e perché avevo notato che la sabbia era abbastanza compatta. Morale della favola, non ho incontrato anima viva per tutto il tragitto e sono arrivato in perfetto orario sulla spiaggia di Klitmöller, presidiata dai resti dei bunker della Seconda Guerra Mondiale. Klitmöller è una sorta di mecca danese dei surfisti, tant'è vero che
se non ho capito male, viene soprannominata Cold Hawaii. In effetti il vento c'era, i surfisti pure, ma la mia attenzione è stata attirata da altro. A Klitmöller c'è così tanta selce che i ragazzini del posto la usano per costruire repliche in miniatura dei bunker. A quel punto avevo davanti a me due possibilità: fermarmi o proseguire. Per il terzo giorno avevo pianificato solamente questa piccola tappa di 12 km per riposarmi un po' e per non mettere troppa pressione sulle gambe. Il fatto è che sono partito molto presto e quindi tempo le 10:30 del mattino ero già a Klitmöller. E l'idea di rimanere fermo per il resto della giornata non è che mi andasse molto a genio. D'altra parte non avrei avuto più possibilità di fermarmi fino ad Enstholm perché non c'erano punti per pernottare tra Klitmöller e Enstholm ed erano altri 18 km, quindi o bere o affogare, o 12 o 30. Ho optato per i 30. Ieri mi sono sbruciacchiato le orecchie, oggi ci metto una pezza così, dovrebbe funzionare. Non ho per niente male alle gambe, sono fresco come una rosa. Sul trave del porto di Enstholm finalmente, eccolo laggiù in fondo. Attraverserò la cittadina e poi andrò a dormire nella solita area con gli shelter e che troverò tutti occupati. Mamma mia, è caldo oggi. Quando si abbassa il vento si sente tutta. E niente ragazzi, è stata la passeggiata sulla spiaggia più lunga della mia vita. 30 km belli, precisi e a cannone. Vabbè, a cannone forse no. Però belli e precisi sì. Il pezzo con la salita proprio alla fine. L'unica salita della Danimarca l'ho beccata io. Maledizione. Non ho male alle gambe, eh. Mi sento fresco e riposato. Incredibilmente le gambe hanno tenuto botta e di fatto sono riuscito a completare il trekking con un giorno di anticipo. Sono entrato ad Enstholm, ho fatto un po' di rifornimento di provviste e sono andato ad accamparmi in una piccola foresta poco distante dal mare. Ho avuto addirittura la soddisfazione di trovare uno shelter libero. Questo sono io che assicuro a me stesso che è l'ultima volta che faccio una scarpinata simile, anche se sia io che voi sappiamo che non è vero. Dopo i 30 km di ieri, stamattina ho qualche leggerissima difficoltà di movimento, devo ammetterlo. Ma non posso fermarmi ora. Ho un'ultima missione da compiere. Tra il 1940 e il 1944, la forza occupante tedesca ha costruito in Danimarca e sul resto della costa occidentale europea una linea di fortificazioni per impedire lo sbarco degli alleati. Questa linea di difesa, chiamata Vallo Atlantico, era composta da torrette di osservazione e da vari bunker che ospitavano armi, uomini e provviste. La costa occidentale dello Jutland è disseminata di questi bunker in rovina, ne ho incontrati diversi lungo il percorso, ma a Enstholm ci sono quelli più grandi. Qui c'era una batteria composta da quattro enormi cannoni a protezione dello stretto di Skagerrak, che è quello che separa la Danimarca dalla Norvegia. Alcuni dei bunker di Enstholm sono ben conservati e ad oggi adibiti a museo, altri invece sono abbandonati. Ed io mi sono infilato in uno di questi ultimi. Thank you.
esplorare quel bunker abbandonato, da solo, alle prime luci dell'alba, è stato veramente surreale. Il pozzo circolare dove era alloggiato il cannone era l'unica parte visibile dall'esterno, mentre gran parte della costruzione si trova sottoterra. Un reticolo di stanze, alcune invase dall'acqua, dal fango e da detriti vari, alcune con un pavimento di piastrelle, forse erano degli alloggi. Considerate che la struttura non ospitava solo armi e munizioni, ma anche i 100 soldati necessari a manovrare il gigantesco cannone. Quando pensavo che l'avventura ormai fosse finita, è spuntato fuori sta affare. Degna conclusione. È stato un viaggio fantastico. Ed è stato veramente un viaggio fantastico. Un viaggio a piedi attraverso le bellezze di una terra straordinaria, ma anche un viaggio dentro me stesso che mi ha restituito degli ottimi spunti di riflessione e di crescita personale. Spero che questa storia vi sia piaciuta, ragazzi, spero di avervi trasmesso un po' di voglia di viaggiare e di esplorare. Non limitatevi, inseguite le vostre passioni, realizzate i vostri sogni e abbiate una vita piena. Grazie infinite per avermi seguito, se il video vi è piaciuto lasciatemi qui sotto un commento, che lo leggo volentieri, e noi ci vediamo al prossimo video.